È nata formalmente nello studio di un notaio aretino lo scorso 17 dicembre la Fondazione Arezzo Comunità, fondazione che, avendo già ricevuto l'ok del Consiglio Comunale, dovrà gestire a questo punto, a partire dal nuovo anno, il delicato settore della scuola e dei servizi sociali nel comune di Arezzo. È partita da un'intuizione del sindaco Ghinelli, che io ho interpretato e a cui ho dato corpo, e da molte realtà di terzo settore che hanno già preaderito, dando la loro disponibilità ad essere protagonisti in questo percorso, ed è partita dal blocco municipale che da secoli dà servizi a questa città, quindi il Comune di Arezzo, Fraternità dei Laici, la Fondazione Aliotti, la Casa Pia e la Fondazione Tevene. Noi siamo il primo comune in Italia che ha messo insieme il blocco municipale che dà servizi alla persona da 0 a 1.000 anni, ma quando dico servizi dico anche esperienze di tipo culturale, formativo, educativo, e fa una grande alleanza aperta al terzo settore, aperta al volontariato, aperta al privato, per costruire insieme l'Arezzo dei prossimi 30, 40, 50 anni. Lo facciamo con una fondazione che è pubblica perché nasce dai 5 blocchi municipali, che si apre al mondo, che dà servizi a chi dà servizi e soprattutto progetti insieme a chi ha le mani nelle cose il futuro dei servizi di domani. Quindi è al servizio del terzo settore ed è al servizio della municipalità. Una modalità di certo nuova e che non ha mancato di ricevere pesanti critiche da parte delle opposizioni. L'amministrazione comunale non ci sta e lo definisce invece uno strumento al servizio di chi dà servizi e capace di immaginare il futuro e governarlo. Il mondo non si divide più tra destra e sinistra, da un punto di vista di amministrazioni locali, ma tra chi sta nel mondo contemporaneo e chi vive nella fine degli anni Ottanta. Noi abbiamo disegnato uno strumento, non diamo una paghetta, che è a servizio di chi dà servizi, e anche la questione del 5 per 1000 è proprio esattamente il contrario. Ogni associazione continuerà a prendere il proprio 5 per 1000, ma ci sarà anche il 5 per 1000 che prenderà la fondazione, che ridistribuirà ai soci, quindi non lasci ma raddoppi. Io credo che ci sia da parte di una parte dell'opposizione, neanche tutta, da parte di quella più archeologica, la percezione di avere perduto lo scettro di un tema. C'è una parte di mondo che pensa che di cultura, di sociale, di sanità ne debba parlare soltanto una certa sinistra. Invece è proprietà di tutti questo. I temi che riguardano la persona sono di tutti e ognuno ha il diritto di dire la propria. Non c'è più tabù, non ci sono più le cattedrali, non ci sono più i santoni e le streghette di periferia, c'è semplicemente una città che insieme costruisce il futuro. Chi ci sta bene, chi non ci sta bene lo stesso. Cioè la fondazione metterà a disposizione persone capaci di costruire comunicazione attraverso il portavoce della fondazione, non solo, e metterà a disposizione agenzie per reperire fondi europei, per reperire risorse attraverso i bandi. Noi oggi, l'hai detto ed è così, il volontariato vive di generosità, ma ha bisogno di risorse, ha bisogno di sponsorizzazioni, ha bisogno di volontari e non è spesso attrezzato perché è volontariato, quindi è fatto della generosità, ma gente che fa un altro lavoro nella vita, ha bisogno di chi lo supporti e lo aiuti a fare cosa? A farsi conoscere, a farsi apprezzare, a farsi vivere da altri che attraverso una staffetta generazionale aiutano queste associazioni a continuare nel tempo, e ha bisogno di chi codifichi le regole per fare i bandi. Oggi io sfido chiunque a fare un bando europeo senza perdere la testa e perdere il bando. Noi mettiamo a disposizione dei professionisti affinché l'associazione federata, la fondazione, possa avere a disposizione persone competenti per fare quello che non è il loro mestiere. Noi non possiamo chiedere al volontariato di diventare burocratico. Non possiamo chiedergli di diventare professionale, non possiamo chiedergli di diventare al soldo di un padrone, ma dobbiamo dargli le condizioni perché possa essere forte e libero. E allora questa amministrazione, invece di dare l'obolo, che poi è sempre in politica pericoloso, dà lo strumento. Quando noi non ci saremo più, lo strumento ci sarà e sarà proprietà del terzo settore. Quindi noi mettiamo a disposizione professionalità a titolo gratuito per loro, che sono a disposizione del volontariato, del terzo settore, dei piccoli. Io non ho paura dei grandi, i grandi fanno da soli. Io sono terrorizzata dal fatto che dopo il Covid, che ancora c'è, il piccolo, nel senso numerico, mondo del volontariato, che è la stragrande maggioranza del volontariato di questa città, sia spazzato via da una burocrazia che non è umana. E allora noi umanizziamo quella burocrazia.